Attenzione! He comes and goes without leaving a trace, only appearing at the most È critical moments. tornato! Prego che non ci siano lag, ragazzi, nel caso. Perdonatemi ancora! Bellina! Eccola! Fatemi vedere il bottone Many più forte di tutta Teyvat. Customs I've adopted from the Mara Shosei hunter tradition. They fought against monsters, while I fight against lawbreakers. For when I draw my blade, I am but an Sembra instrument scherma. Sembra che usi proprio il fioretto tipo scherma. Bellissima la posa da polizia. Loaded. Spara. Time to testify. Madame Maga. There must be quite Eccolo! Junpei! So, I'll explore this place with you to the end. Zeno Robinson! Bravo, benvenuto su Genshin! Sei molto bravo! Questo è il doppiatore di Junpei di Persona 3. Sto giocando in questo momento Persona 3 su Twitch, Persona 3 Reload. E quindi mi fa piacere avere il suo doppiatore in gioco. Amore, adoro i suoi colori. Adoro i suoi. Usa l'arco! Ti tira una supposta. Oh, suppostina nel culo. Oh, mod la voce. Ti mette delle bolle a cuore. Che carina! È l'iniezione fatata. L'amo, l'amo raga, l'amo. È la fatina di Yu-Gi-Oh! Quella che fa l'iniezione, l'iniezione fatata. I don't believe Master would suddenly disappear for no reason. There must have been something she just had to do. In the new world, they bade farewell to the shrouded sun. At last, they no longer needed to dwell on their suffering. Or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. The way he's holding his sword, he must be a real Mara Shosei hunter. Il cacciatore della Mara Shosei. That's what you have. Quello che abbiamo equipaggiato a tre quarti dei nostri personaggi. Furina. Quite the gamble. But I believe that I am the one walking into a trap. One day, ma meniamo Dainsleif? I shall have my vengeance. Ma meniamo Dainsleif? That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal. Cioè, è Dainsleif il capitano della Mare Chaussée? Has already been completed. Cosa? Ma era lui? Traveler, let me ask you this. No, raga, ci incontriamo? Do you believe your sibling to have betrayed you? Raga, attenzione, perché qui c'è lore. Non sono limitate. Bene. Clorinde! My opinions do not matter. Bellissimo, For che when classe. I draw my blade, I am but an instrument of Fontaine's law. Animazione di spada che ricorda molto Keqing. Animazioni veloci. Che fosse spada, lo sapevamo. Con l'abilità elementale carica qualcosa. Secondo me si infonde di elettro i colpi o spara da lontano. Perché la pistola fa colpi elettro. La ulti è bellissima. La ulti è bellissima. Keqing 2024. Wow. Molto interessante. Yui Ishikawa a doppiarla in giapponese, che è la doppiatrice di Mikasa. Fortissima. Molto interessante lei. L'unica cosa, io avevo detto sub DPS. Potrebbe anche essere un'altra main DPS, eh? Vediamo. Okay. Usa pistola e spada. Now, her normal attack deals physical damage by performing attacco up to normale, five non ha particolare strikes. Capacità. During her charged attack, Clorinde uses her pistolet to target enemies in a V-shape in front of her. Con il caricato, also, Clorinde spara. Has developed a special ritual over the years. She always polishes her weapon. Oh no, ho letto Bond of Life, ragazzi. So dignified of her. I know, right? Ho letto Bond of Life. Adorable. Even the champion duelist of Fontaine. Ai, un altro main DPS sul Bond of Life. Abilità elementale. Hunter's Vigil is an ability that demonstrates how potent she can be when she's focused. Ma sta sparando. Check this out. During combat, unleashing Clorinde's elemental skill entra nello stato vigilante di notte, tipo Utao. Cambia stato. During this state, Clorinde can unleash two different types of special attacks. Her normal attacks will be converted into swift hunt pistolet. Attacchi normale, pistola. And her elemental skill will be converted into abilità elementale a fondo. Cambia completamente il suo kit. It looks like Clorinde gains a bond of life during her elemental skill. Does the skill okay, have any chiaro. Additional effects?
Good perception on those eyes. E gli attacchi normali che fate nello status dell'abilità vi aumentano il legame vitale di Clorinde. Con l'impalazione, quindi con l'abilità elementale, dissolvi il legame vitale. Oh, hey, that's a really good explanation. Tipo Arlecchino, ragazzi. Yeah, Corrin's special attacks have different effects depending on the value. Effetti diversi sulla base del Bond of Life. So, when her Bond of Life is like relatively low, her Swift Hunt Pistolet attacks have a piercing effect and they deal more damage. But when her Bond quindi of Life Bond of Life core basso, spari, fai più danno. Se invece è alto, devi fare l'affondo. Quindi Bond of Life alto, affondo. Bond of Life basso, spari. Sembra carina. Esatto. Devi andare a giro e cercare di capire quando usare uno e quando l'altro. Any healing other than the one provided by her lunging attack, Impale the Knight, will be converted into a Bond of Life. Ok, no, allora lei vuole un curatore, ragazzi. Lei vuole un curatore perché il curatore le dà Bond of Life. È diversa da Arlecchino, Quindi conviene darle un curatore. È anche vero che può curarsi da sola con l'affondo, ma il curatore secondo me è importante. Ovviamente Cacciatore della Maréchaussée è già forte su lei, perché la sua vita ballerà. Clorinde draws on her Maréchaussée hunter heritage to unleash an ancient skill that empowers mortals to fight la deadly ultimate monsters. Mi sembra un attacco secco. This ability allows her to swiftly evade enemy attacks and strike her opponents. Her burst deals AoE electro damage and grants her a bond of life. Ah, e le dà bond of life. Quindi usate la burst e poi entrate nello stato dell'abilità elementale e usate l'affondo perché avete il legame vitale alto. Annullate l'affondo e poi andate sparando, così lo recuperate. Molto carina. Molto, 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 molto interessante, ragazzi. Se gli alleati scatenano una reazione elettro, le aumenta il danno. Quindi vuole che gli alleati scatenino reazioni elettro. Questo è interessante. Carina già in Overlord. Se il Bond of Life è superiore o uguale a una certa percentuale, si aumenta il rate. State, the percentage of healing converted into a bond of life. What the fuck? Yeah. Ma è forte. Finally, being a champion duelist gives Clorinde. She good. Si sistema il rate da sola anche. So when she's in your party, assomiglia molto ad Arlecchino, ragazzi. Oh, e ti fa vedere le risorse sulla mappa di Fontaine forte. Forte perché le puoi fare tanti team diversi in aggravate molto interessante, sì. Lei potrebbe essere meglio di Raiden. Non è come Hyper Carry? A parte che AC0 è sicuramente meglio di Raiden. Però è molto interessante. È l'unico problema è una main electro. Ce ne sono tanti. Ma aspettavo che fosse sub DPS, invece no. Amore! Lei spero mi piaccia. No, ha il pistolino per fare le bolle. È un arco, che strano. Mi piace troppo. Allora, quell'abilità elementale, quelle erano le bolle di... Erano le bolle di Nuvilette, ragazzi. Erano le bolle di Nuvilette. He might feel a little prick. Ma quella è offensiva? Ma cos'è un mitragliatore? Ma quindi offensiva, cura? Cos'è fa? Spiegatemi. Spiegatemi. How cute, it's unreal. Amore. Wow. Guardate che belli colori. Adoro. La sua postina. Lei la adoro, ragazzi. Troppo simpatica. So che a molti di voi farà cacare per non dire cringiare. Sapete i miei gusti. Per me è carina. È tutto rosa. Her normal attack unleashes up to three consecutive. Ok, l'attacco normale tira i suppostoni. Va bene, ti lancia il pillolone. Pills! Giocatrice di Left 4 Dead. She can make aimed shots using her charged attack. Once the shot is held and fully charged, Siegwing's bow will fire slow. Raga, cosa sta succedendo? Spara delle bolle. Just make sure not. Spara delle bolle. Oh, and also, Siegwing uses a specially made meme sto personaggio, dai. Bolstering bubble bomb. Abilità elementale spara una bolla schiuma. The projectile bounces between che rimbalza tra gli avversari vicini, infligge danni idro e cura la vita dei membri vicini. Ma non Siegwing. Lei si cura quando sparisce la bolla. Ah, scala tutte le cure sull'attacco, cioè scala tutte le cure sugli HP.
Travelers could have a bubble blowing contest with their seizure. È carina, ragazzi! Spero che sia più di una semplice curatrice, ma è sempre un sacco carino. Più lunga è la pressione, più è grande la bolla. Rilascia anche le gocce di acqua sorgiva di Nuviletto. Beh, lei, con lei ci fai già un tridente Hydro. Nuvilette, lei è furina. Può imprigionare i nemici dentro la bolla. Qui faremo come al solito il test contro 20 per continuare a notare quanto 20 sia programmato male. Hey, wait a second. Are those the orbs that Nivellette drops? It looks like eh sì, sono le gocce di acqua sorgiva. No, è il Bond of Life anche lei! Come è il Bond of Life? Quando le raccoglie prende il Bond of Life. Sijuin understands how to make the most of a dire situation. Her elemental skill creates source water droplets. Okay. And Sijuin can give herself a bond of life by absorbing them. Ah no, infatti no, ritiro. Il tridente non va più bene perché anche lei usa le bolle. Credevo che lei non le usasse. Recupera energia sulla base del valore vitale, sulla base del legame vitale. Con la guarigione si nullifica il bond of life e in questo modo recupera energia. While the bond of life is hazardous to most people, it can actually be perceived as a real. Lei lo vuole prendere perché poi se lo cura. Ecco la combo che avevo detto. Però non so quanto funzionerà, Sijuin più Nuvilette. La guarigione di Sijuin aumenta sulla base del bond of life di tutta la squadra. After using her elemental burst and absorbing nearby source water droplets, Sijuin will use the syringe to spray enemies in front. Usa il tripudio e si mette a sparare. Wait, that's so cute. Even her attacks are a form of medical treatment. Ma scala sugli HP, spero, il danno. I mean, hey, she just wants everyone to be as healthy as possible. Oddio, ma che fa? Non sto capendo. She wants every patient to get a proper amount of rest. After unlocking her passive talent requires appropriate rest, unleashing her elemental skill will also trigger the semi-strict bed rest. Ok, riposo semi-rigoroso dal talento che le dà bonus danni da Hydro. Raga, no, può giocare come main DPS con i personaggi non attivi, infligo un'abilità elementale. Ma raga, no, questo è un main DPS healer. Adesso ho capito perché avevo sentito un po' di malcontento. Ovviamente Nuvilette è più forte di lei, però lei secondo me è molto carina. Io lei la prendo super volentieri. È esatto, è una sorta di driver, perché tu chiaramente vuoi fare danno da reazione con lei che rimane in campo. Sinergizza molto bene con Furina. E sicuramente c'è più gente che ama Nuvilette rispetto a lei. Io prenderò lei però. E mi piacerebbe prendere anche la sua arma. Infatti spero che sia in un bel banner. Mamma mia, spero che abbia Furina o Risley. Se la mettono con Risley o con Furina, pullo la sua arma. Vediamolo. Vediamo Sethos. No raga, è letteralmente Junpei. Non ce la faccio, io sento Junpei. È letteralmente Junpei. Bellissimo. Freccia caricata. Ha un tripudio che lo carica e ha sparato un caricato. No, però qui usa gli attacchi normali che sono infusi di Electro. Non mi dite un altro main DPS. Oh, okay. Wow. His design is so cool. He looks amazing. Ma è un attaccante di punta anche lui? Ok. Il suo colpo caricato ha una variante speciale. But it allows him to fire a powerful shadow-piercing shot that can pierce enemies, una freccia squarcia ombre. Che è tipo un raggio della morte, dritto. Il talento permette di consumare energia per ridurre il tempo di carica. Quindi usi la tua energia invece che per tirare il tripudio per caricare la freccia. È un main DPS Electro. Electro Yoimiya, probabilmente. Mi sembra già forte con lo Shimenawa, perché tu non andrai mai a usare il tripudio frequentemente. C'è l'abilità elementale, gli ridà energia. Oh mio Dio, ma sta roba è nuova, ragazzi. Non abbiamo mai avuto un colpo del genere. Electrocharged, superconduct, electro swirl, quicken, aggravate or hyperbloom reaction. That's a lot. But travelers also have another option for firing powerful shots. By unleashing his elemental burst, Sethos will perform an ancient ritual that was passed down from King Deshret's era.
he will enter the twilight entra nello stato di meditazione del tramonto e si mette a sparare colpi normali che diventano elettro. Sulla base della maestria? Questo si può giocare in Hyper Bloom, ragazzi. Hyper Bloom, Quick Bloom. Non è male, il problema, ragazzi, è che è schiacciato da Clorinde. Farlo uscire nello stesso aggiornamento di un altro main DPS Electro. Sono tutti danni da caricati, interessante. Eccolo. Arkon Quest si continua. Vediamo Dainsleave. L'immagine è bellissima. Bedtime Story. In the first phase of version 4.7, Clorand and Alhatham will be featured. Alhatham con Clorinde? E Setos? Ok, quindi Furina con Siguin, eh? In the second phase of the version, travelers che cazzo di banner army! Oh my god! Si va nel banner army! Signori, elmetto, caschetto, banner army! Vi faccio l'anticipazione della mia guida all'investimento? Pullate Furina. Jul, io ho questo, chi devo pullare? Furina. Jul, io ho quello, chi devo pullare? Furina. Jul, a me piace vedere... Furina. Furina. Il resto è secondario. Chi ha Furina, sceglie l'attaccante che gli piace di più. Cos'è sta roba? Paimon and the Traveler discovered a secret room within the Mondstadt Library. Okay. And they've received an invitation to participate in a mysterious performance. Okay, Alice nel Paese delle Meraviglie. I love secret rooms and libraries. I've always wanted one. So that's right, the all-new event, Imaginarium Theater, will become available in version 4.7 for travelers who are adventure rank 35 or higher. Nice. Wait, so no, this fermi. Is a library? Non ho capito. Mm-hmm. Wow. The coolest library. I know, it looks a lot different from what I imagined. It's cioè, è un evento yeah, permanente? It's more like a magic castle. Mm. Right? So cool. Oh, che carino quel coso rosso. No, non sto capendo. Nuova modalità endgame. Mi batte il cuore, scusate. Nuova modalità endgame. No, è impossibile. C'è la fregatura, è impossibile. No, c'è una fregatura. Per i loro amici. No! Posso mettere i miei personaggi e condividerli così li usate voi? No, raga, ferma. Dov'è l'inchiuleda? Perché per ora I like this. Perché per ora I like this. Cioè, io vi condivido i miei personaggi e posso prendere i vostri? Hanno veramente dato un senso alla lista amici? Certo, è verissimo ragazzi quello che state dicendo. Il fatto di prendere i personaggi degli amici rende questo evento automaticamente facilissimo. Quindi è una modalità endgame ma non è competitiva. Diciamo, hanno aggiunto una nuova modalità. A vederla così non mi sembra stracompetitiva. Poi magari mi sbaglio e ci spacca tutti, eh. Momento rap di Jul, riassunto degli eventi della versione 4.7. Iniziamo con Mutual Security Enhancing Simulation, il macro evento di questa patch di gioco che ci permetterà di ottenere gratuitamente e a rank 5 un nuovo arco a 4 stelle, il cui effetto purtroppo non è ancora noto. Giocate alla versione 4.7 per scoprirlo insieme a noi. In palio anche primo gemme, corone per i talenti, oggetti vari per i talenti e anche cristalli per livellare le armi, yada yada, sarà diviso in stage, ci saranno le difficoltà, chiaramente bisognerà far passare dei giorni in modo da poter completare tutti i livelli. Endless Forms Most Martial, secondo evento, questo è sicuramente più lofetto, è un evento di combattimento con delle limitazioni, dovremo piazzare non so cosa, prendere dei bonus, picchiare e ci fornisce primo gemme e risorse per livellare personaggi, eventi, armi, soldi, eccetera. Poi Record of Reflective Writing, evento molto tranquillo di raccolta monetaria che strizza un po' l'occhietto a un evento che abbiamo avuto anche l'anno scorso più o meno in questo periodo se non mi sbaglio, classico evento cillino che penso si potrà fare anche in coop. Spino Double Blaster, questo l'abbiamo avuto uguale l'anno scorso, me lo ricordo, bisogna sparare con il pistolone, buttare giù i palloncini e fare un sacco di punti. Imaginarium Theater, nuova modalità di endgame su Genshin che si refrescerà ogni mese esattamente come l'Abyss 12, potremo tenere primo gemme, resine, le resine le ho notate ora, mi scoppia il cervello, resine a quanto pare, mora, progetti, prototipi per creare le armi e tanto altro. Bene, bene, nuova modalità endgame, la volevamo, eccola qui, let's go. Ah, e potremmo anche mettere in posa i personaggi e scattare delle belle fotine.
Leyline Overflow, possibilità di ottenere drop aumentati per i soldi e per i libri per livellare i personaggi. Nuova spada di Clorinde, arco di Sijuin e l'arco a 4 stelle. E fine. Vi saluto. Opinione finale sulla live, devo dire molto carina. Mi aspettavo molto peggio, soprattutto per questo periodo specifico dell'anno per Genshin. E speriamo di divertirci tutti. È partito Wuthering. See y'all in game. E anticipazione? Bye. Natlan? Notti d'Oriente? Canyon? Cos'è? Che carini! Oddio, sembra il mio gatto corazzato! No, raga, è Natlan? Cos'è? Dove va? È un canyon, è Natlan. Raga, è Natlan! È Natlan! No, la host è fuori di testa! Raga, la host è fuori di... Oddio, nella lava! No, nella lava non ci voglio andare, bro. No. Cos'è? Sto iniziando a capire perché Natlan non sarà più... Cioè, da Natlan in poi, dalla 5.0, non ci sarà più l'implementazione su PlayStation 4. Ma perché usiamo questi animali? Cioè, noi siamo dei draghi, noi siamo degli animali? Che bello il canyon! No, raga, dai, ma possiamo essere degli animali! È tipo essere... No, prima di urlare alle mount, aspetto, ma che bello! Ma che dai, ma hanno veramente appoggiato anche Natlan! Non ho parole!